Deuteronomio capitolo 18. I sacerdoti levitici, tutta quanta la tribù di Levi, non avranno parte in eredità con i figli di Israele. Vivranno dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore e dall'eredità di Lui. Non avranno, dico, alcuna eredità tra i loro fratelli. Il Signore è la loro eredità, come Egli ha detto loro. Questo sarà il diritto dei sacerdoti sul popolo, su quelli che offriranno come sacrificio sia un bue sia una pecora, e si daranno al sacerdote la spalla, la mascella e lo stomaco. Gli darai la primizia del tuo frumento, del tuo mosto e del tuo olio e le primizie della tosatura delle tue pecore, poiché il Signore il tuo Dio lo ha scelto fra tutte le tribù, perché egli e i suoi figli si presentino a fare il servizio nel nome del Signore per sempre. Quando un levita, partendo da una qualsiasi delle città dove soggiorna in Israele, verrà seguendo il pieno desiderio del suo cuore al luogo che il Signore avrà scelto e farà il servizio nel nome del Signore tuo Dio, come tutti i suoi fratelli leviti che stanno lì davanti al Signore, egli riceverà per il suo mantenimento una parte uguale a quella degli altri, oltre a quello che gli può provenire dalla vendita del suo patrimonio. Quando sarai entrato nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né il negromante. Perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore tuo Dio, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi, agli indovini. A te, invece, il Signore, il tuo Dio, non lo permette. Per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. A lui darete ascolto. Avrai così quello che chiedeste al Signore tuo Dio in Horeb, il giorno dell'assemblea, quando dicesti che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo gran fuoco, affinché io non muoia. Il Signore mi disse, quello che hanno detto sta bene, io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli, e metterò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò. Avverrà che se qualcuno non darà ascolto alle mie parole, che egli dirà in nome mio, io gliene domanderò conto. Ma il profeta, che avrà la presunzione di dire in nome mio qualcosa che io non ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta sarà messo a morte. Se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione, tu non lo temere.